iniziamo finalmente a visitare l'Australia. Oggi visitiamo Phillip Island. Come tutti i viaggi in Australia bisogna sempre controllare la pressione. Metti a 2,2. Siamo arrivati al circuito di MotoGP internazionale di Phillip Island. Nel parco dell'autodromo e c'è solo un problema: mi hanno detto di stare attenti ai serpenti. Bah. Dov'è che andiamo? Pyramid Rock. Pyramid Rocks, che è un punto, un lookout a strapiombo nell'isola di Phillip Island. Sotto di testa, non ti muovere. Guarda, sotto là. Guardalo. Un piccolo pinguino. Sai come fa bene qua per le vene varicose? Vuoi che faccio la sexy? Sì. Che tua sorella ha rovinato tutto, amò. Andiamo dritti a Sanremo, famosissima non per i fiori come quella italiana, ma per il fish and chips. Hey, 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 hey. E che abbiamo un bambino piccolo dietro. Non è perché sono rincoglionite, solo no, perché. No, no. Senti, qua proporrei 2 prawn package. Bene. No, facciamo quello che sta proponendo tutta. Dai! Bella proposta, brava Eli, brava! Questa minchia sembra vera. Hai visto? Libera. Vieni. Ti giuro. Madonna. Madonna. È saltata. Assaggiare la pizza con l'ananas. Pineapple, quindi dolce e mozzarella. Ma nel manco morto. Guarda che buono.
Buonissima. Sembra come le medicine, sai? All'inizio sono dolci e alla fine fanno cagare. E ora invitati in casa per una super grigliata. Ready for Aussie barbecue. Visto che il canguro non l'abbiamo visto, almeno ce lo mangiamo. Anni a Melbourne, che cosa fa? Offre le birre Peroni. Questa è una supposta, non è una pillola però. Tanti auguri a Claudia, i suoi 20, 30 anni. Mi ricordo come se fosse ieri, che ne aveva 29. Siamo sotto la cattedrale di St. Paul ad aspettare il pulmino del tour che faremo oggi. Sono le 11 di mattina e Eli sta facendo colazione. Metti la cintura che qui a Great Ocean Road stanno i posti di blocco. Bene ragazzi, ancora non abbiamo visto canguri veri in questa vacanza. Hai capito? No. Questa factory era nata per raccogliere fondi per sostenere due ospedali per bambini. Ah. Quindi avremmo dovuto comprare una cioccolata. Che freddo. Questo è 500. Questo dicevo, non abbiamo visto ancora canguri veri in questa vacanza, ma è possibile che in Australia non ci sono canguri? Mi cacato. Oh, ti prego. Guarda, non ce la so, ti prego, toglimelo adesso. Amore, ti prego, dopo si muove. Dopo, ti prego, toglimelo. Bene, questa esperienza è stata abbastanza traumatica. Nel frattempo, peccato che il koala sta dormendo, perché dicono che dormono 23 ore al giorno. Praticamente come te. Oh, I hate where it's going. It's a world exploding. Get him out. Every second's born, it's a new day rising. It's our hotel that's in our blood. And I fear we'll be haunted for years, but we try to move. Oh, we feel it's scary and the air so heavy. Get him out. Every second's important is a new day. Ragazzi, è veramente un posto da visitare. È uno dei posti, secondo me, più belli del pianeta. Finalmente possiamo dire che siamo riusciti a vedere i canguri. Il viaggio in Australia per me può finire qui. Mettete i like e condividete. Queste cose non le ho mai capite, non so ancora come si